Un SMS, un'applicazione sul proprio smartphone che possono salvare la vita. È un nuovo progetto presentato dal 118 a cui ha aderito anche l'amministrazione comunale di Arezzo. L'app è la cosa fondamentale per l'arresto cardiaco. Si crea una rete in questo modo, consigliamo a tutti i cittadini di scaricarla. Questo permette di mettersi direttamente in contatto con il 118. Fra l'altro mandi anche le tue coordinate, quindi ti vediamo dove sei, e in questo modo ti possiamo raggiungere immediatamente. Ma soprattutto crei una rete di soccorso, perché gli altri che scaricano l'app ti vedono che chiedi soccorso, e quindi se qualcuno è vicino a te può venire ad aiutarti, può andare a prendere il defibrillatore e intanto ti inizi il massaggio cardiaco. Ricordiamo, noi siamo passati dal 2% ad oggi al 27% grazie ai cittadini che si mettono immediatamente di sopravvivenza. Grazie ai cittadini che si mettono già le mani sul petto e adoperano il defibrillatore. Quindi più diffondiamo questo, più vite salviamo. Vi ricordo ad oggi ancora tanti cittadini sono all'oscuro di tutto questo. Quindi dobbiamo informarli e formarli perché diventano dei buoni adulti domani. L'SMS AL è un'altra opportunità in cui la centrale che è a conoscenza di un arresto cardiaco informa cittadini formati che hanno lasciato il numero di telefono di quell'arresto cardiaco in quel luogo, e quindi riusciamo in qualche modo a aumentare le persone che possono accorrere in caso di arresto cardiaco. Il sindaco è qui sostanzialmente per dare rilevanza a questa procedura e cercheremo di fare in modo anche in futuro di propalare questa iniziativa per tutti i cittadini, perché come giustamente ricordava il dottore, le prime cure sono fondamentali per aumentare la percentuale di sopravvivenza e quindi i cittadini devono fare la loro parte e il sindaco li inviterà a fare questo.